quanti uccellini! Argilla polimerica. Tagliane un pezzo. Modella il corpo. Qualche cioccolatino. Devono essere sciolti. Versa in un vassoio. Metti in frigorifero. Una volta indurito, ritaglia un'ala. Modella il viso. Colora. Il nostro gufo è pronto. Un cesto misterioso. Un leopardo si sta avvicinando. Il gufo percepisce problemi in arrivo. Shh, non toccarlo. Oh cielo, una bambina. La porterò alla casa delle fate. Sapranno cosa fare. Non preoccuparti, piccola. Qui verrai accudita. Prendiamo una matita. Magia di Lalilù. Cosa c'è nella scatola? Una bambola. Hello, hello. Cambia il trucco. Sbalorditivo. È apparsa una torre di legno. Taglia i codini. Mettile il cappello. Ora un vestito. Avvolgi il cappello con un nastro. Serenella ama fare del bene. Oh, sorelle, venite! Una bambina! Chi l'ha lasciata qui? Vuoi giocare con il sonaglino? Guarda com'è divertente! Forse hai fame? Guarda che meravigliosi dinosauri! Oh no! Un tocco di magia! Ti ameremo e ti proteggeremo! Chi c'è nel cestino della spazzatura? Una bambola! Trasformiamola in Aurora! Ops, è sporca! Tessuto naturale. Una fascia tra i capelli. È il compleanno di Aurora! Decoriamo la casa, presto! Sorpresa! Buon compleanno! Una pignata arcobaleno! Fantastico! Grazie! All'improvviso appare Malefica. Una festa e non sono stata invitata? La pagherete cara! D'ora in poi Aurora cadrà in un sonno profondo. Non si sveglierà finché non sarà risvegliata dal potere del vero amore. Aurora, tesoro, svegliati! Sorelle, non piangete! Che possa la maledizione della malvagia Malefica essere spezzata! Thank you! Ci servirà il dispenser. Tira fuori il beccuccio. Scegli una base in legno. Dipingi il cestino. Decora con un nastro scamosciato. Oh, quanti doni della foresta! Aurora è fuori con gli amici. Dobbiamo esplorare tutto. Oh, guarda quanti fiori! Adoro questo. Qualche fiore! E questo è da parte mia. Oh, grazie per l'aiuto. Il rosso ti sta bene. Forse dovrei farmi una ghirlanda. Ora sono come una fata del bosco. Diamo un'occhiata nella scatola. Let's go. È ora di cambiare i capelli. Riccioli adorabili. Una fascetta elegante. Dettagli. Sottoveste. Una gonna soffice. Assembla il vestito. Un corsetto in finta pelle. Un abito perfetto per Aurora. Aurora torna a casa. Oh mio Dio, che disastro! È tutto coperto di ragnatele. Devo ripulire tutto al più presto. Ho preso lo spazzolone, ho le spugne. È ora di pulire. Aurora lavora diligentemente. Ciao, ragni! Ne è valsa la pena! Scegli il tessuto.
traccia. Ritaglia la forma. Assembla il tutto. Un mantello favoloso è pronto. Decora il colletto. Dettagli in feltro. Realizza un cappello. Di chi potrebbe essere questo vestito? Aurora vaga per la sua foresta preferita. Il mondo è così bello! Wow! Aurora, ho trovato una cosa insolita! Fammi vedere, presto! Guarda, un mantello! Wow! Il proprietario ha perso anche le scarpe! Sono un uccello importante e dignitoso! Oh, che performance! Il re e la regina sono nel panico. La loro amata figlia è scomparsa. Le lettere volteggiano per formare la parola scomparsa. Prepara un ritratto di Aurora. Un volantino di scomparsa. Altri volantini. Il re e la regina devono trovare la loro figlia. Chi sta infestando la mia foresta? Degli strani volantini, oh! Oh, ma sono io! Qualcuno mi sta cercando! Cosa potrebbe significare? Hello. Chiedo scusa, vostra maestà! Figlia mia, stai bene? La nostra principessa è stata ritrovata! Al castello! Tutte le mie cose! Saranno tutte in una valigia! Ti regaleremo centinaia di abiti! Ti aiuto! Thank you! La famiglia arriva al castello! Aurora è stata trovata! È un onore conoscerti, adorabile signorina! Oh, che dolce! Tessuto scintillante di alta qualità. Posizione i modelli. Cuci i dettagli del corsetto. Un paio di maniche. Un fiore. Aerografa una sfumatura. L'abito è pieno di gioielli. Nel regno si sta preparando un ballo. Oh, non ho niente da mettermi! Aurora, non preoccuparti, sceglieremo un vestito insieme. È difficile accontentarmi. Ci proverò. Che ne dici di questi? Ok. Continuerò a cercare. Aspetta, cosa c'è dietro quel paravento? Wow, le fate mi hanno lasciato un vestito! Sei fantastica! Incanterai tutti gli invitati! Ciao a tutti! Il primo ballo è nostro! Oh, ti amo, Filippo! La mia maledizione ti troverà! Oh no! Iniziamo con un pezzo di legno, un blocco di polistirolo. Unisci le parti. Spremi un po' di vernice. Tutto diventa rosso. Metti un piccolo materasso. Avvolgi con il velluto rosso. Aggiungi gli angoli decorati. I cuscini. Un letto lussuoso per il sonno confortevole di Aurora. È giunto il momento della cerimonia nuziale. Staremo insieme nonostante la maledizione, amore mio. Benedirai la nostra unione? Ogni desiderio della principessa è un ordine. Oh, la nostra preziosa figlia! Siamo venute per rompere l'incantesimo sulla principessa. Oh, la nostra magia è impotente. Sei sempre nel mio cuore. Ho dormito così bene. Figlia! Sei tornata! Amore mio, ora staremo insieme per sempre. Cosa abbiamo qui? Dei piccoli vasetti. Prepara glitter e perline. Riempi il contenitore. Dipingilo d'oro. Ritaglia un'etichetta stampata. Attaccala al barattolo. Ops, la corda si è allentata. Decora con dei fiocchetti. Wow! Nonna Aurora annaffia i fiori del suo giardino. Ah, gli anni d'oro! Mia cara, una sorpresa! Il fertilizzante che volevi! Oh, grazie, tesoro! Proviamolo! Sono diventati d'oro! Wow! Mi prenderò cura del mio cespuglio di rose preferito!
Oh, che meraviglia! Oh, mai! Saluta Aurora! Disegna dei graziosi occhi viola. Aggiungi sopracciglia chiare e capelli dorati. Snap! Oh, il rosa è perfetto per te! Aurora è adorabile! La famiglia di Lia sta per ingrandirsi. Oh, fate, venite qui! Vostra Altezza, vi sentite bene? Portate tutto ciò che serve per la bambina. Arriviamo subito! Questi? No! Forse servono un orso o un ventaglio? Ci sarà tempo più tardi per i regali. La fata fauna ha usato la sua magia per creare un kit di pronto soccorso. Vediamo. Sì, è una femminuccia! Oh, è così carina! Tutti nel castello stanno aspettando la nascita. Improvvisamente, ecco la buona notizia. Per favore, date il benvenuto alla principessa Aurora! Oh, che bella bambina! Crea una culla. La struttura di legno è fantastica. Abbiamo realizzato una struttura baldacchino con il filo di ferro. La fata Serenella ha creato le tende con la sua magia. Aggiungi una coperta di peluche. Che bel posto per dormire! Benvenuta, Vostra Altezza! Le fate vogliono fare dei regali alla bambina. Darò ad Aurora la bellezza. Darò alla principessa una bella voce per cantare. Potrà cantare mentre suono la chitarra. Grazie. E io... Prima che Serenella possa parlare, interviene un'altra voce. Come puoi fare una festa senza di me? Ti sei dimenticata di Malefica? Anche io ho il diritto di vedere la bambina. D'ora in poi sarà maledetta. Prima che il sole tramonti il giorno del suo 16° compleanno, si pungerà il dito con un fuso. Addio! Anch'io un dono. Posso attenuare la maledizione. Prendi questo cuscino, tesoro. Al suo 16° compleanno si addormenterà e solo il bacio del vero amore potrà svegliarla. Aurora è circondata da amore e cure. Fata, cosa stai facendo? Sto preparando del cibo gustoso per la mia principessa. La pizza! Ma anche il gatto ne vuole un pezzo. Il cane è stato più veloce. Ehi, ridammela, è mia! La ragazza insegue il cane, ma ha fatto un pasticcio. Ci sono tante cose interessanti qui. Serenella, ho trovato un bouquet. Te lo regalo. Oh, piccola. Grazie, tesoro. Sembra che qualcuno si sia dimenticato di mangiare. Ecco che arriva il treno delle fate. Copri un vecchio giocattolo con il primer. Aggiungi coda e criniera. Che bello! Disegna gli occhi. Salta su, ti do un passaggio! Cosa posso fare? Oh, cavallino! Io e te diventeremo ottimi compagni di viaggio! Aurora inizia a sognare. La sua immaginazione la porta in una foresta magica. Che bello qui! Amo la natura! Poi volano in alto. Veramente? Siamo nello spazio! Wow, nessuno mi crederà! La prossima tappa è il mondo dei pony! Ciao, non ho mai visto un pony così! Certo, sono un cavallo a dondolo! A presto! Wow, che avventura! Mi sono divertita tanto! Aurora è cresciuta. Crea una base per parrucca. Principessa, hai scelto il colore? Certo! Unbelievable! Bruni ha accettato di aiutare. Grazie! Le mesh sono bellissime! Falle una gonna di raso con orlo di pizzo. Completa con un top glitterato. Abbiamo realizzato un corsetto nero. Mettiglielo. Ok. Ha delle vecchie scarpe ai piedi. La fata le sistemerà. Aurora ha un bellissimo trucco. Oh, scusa, vorrei un fiocco.
Nessun problema. Thank you. Ora il bel vestito è pronto. Aurora è diventata una sognatrice. Sta camminando nella foresta guardando la natura. Oh, è un uovo! Devo rimetterlo a posto. È caduto dal nido. Aurora fa un nido con i suoi capelli e chiama l'uccellino. Ciao, è tuo? Non preoccuparti, sta bene. Oh, è bello stare sul tuo ramo. Quando Aurora scende dal ramo, sente dei cinguettii. Uno dopo l'altro, gli uccellini sono usciti dalle uova. L'uccellino salvato dalla principessa le porta un fiore per ringraziarla. Grazie, diventa grande e forte. Abracadabra! Abbiamo fatto le ali. Aggiungi il tulle scintillante. Decora con strass. Uno stuzzicadenti si sta trasformando in una bacchetta magica. Il kit da fata è pronto. Flora e fauna stanno parlando vicino alla casa. Bel tempo, vero? È il momento migliore per fare magie. Ciao, madrine. Dov'è Serenella? Mi stavi cercando? Oh, mi hai spaventata. Mi fa piacere vederti. Oh, vorrei avere delle ali così. Beh, la aiutiamo. Snap! Wow, che belle! Grazie! Cool. Prendi anche una bacchetta magica. Sì, ora sono una fata come voi. Beh, quasi. Prova a volare. Wow! Sì, sto volando! Faremo una gara di volo. Grazie, siete le migliori madrine. Oh, il tempo passa in fretta. Dipingile gli occhi. Aggiungi un ombretto dorato. Il suo trucco è bellissimo. Snap! Dobbiamo tagliare e modellare. Possiamo usare questo tessuto per fare ad Aurora un bellissimo vestito. Completa con delle maniche leggere. Aggiungi una cintura fatta con una fascia dorata. Whoosh! Aurora è fantastica! È il 16° compleanno di Aurora. Sfortunatamente non è riuscita a evitare la maledizione. Oh no, non posso svegliare Aurora. L'amo. Ma ora lei se n'è andata. Ti bacerò per l'ultima volta, amore mio. Oh, ho dormito così a lungo. Non può essere. Aurora, le parole non possono descrivere quanto sono felice. Mi hai salvata, grazie. E da allora la coppia è inseparabile. Crea una torta nuziale con il polistirolo. Ritaglia una fetta e colora il taglio. Dal taglio stanno uscendo dei bellissimi fiori. La bella torta viene messa in tavola. È il giorno che tutti stavano aspettando. Sono così emozionata. Tesoro, ti stavo aspettando. Andiamo a tavola. È quasi tutto pronto. Olaf, porta la torta. Oh no, il pupazzo di neve non guarda dove mette i piedi. Sono così goffo, ho rovinato il matrimonio. Scusate. Tranquilli. Una mossa e voilà. La torta è come nuova. Buon appetito. Oh, hai salvato me la torta. Va tutto bene, goditi la torta. Un foglio di carta si separa in tanti pezzi più piccoli. Scegli delle immagini. Forse questa? Usiamole tutte. Mettile nella tazza e... Abbiamo fatto un libro di fiabe. Non è un semplice libro, è un libro 3D. È come se i protagonisti prendessero vita. Tutti adoreranno questo libro di fiabe. Le nipotine della principessa stanno giocando con le bambole. Passiamo al prossimo gioco. Ragazze, mi sto annoiando. Sì, vediamo quella cosa della nonna. Ehi, ragazze, attente! Il fuso è appuntito. Lo tengo come ricordo. Meglio che vi legga delle fiabe. In un regno molto lontano. Wow, nonna, esistono davvero i draghi? Certo! Fantastico! Sei bravissima a leggere. Da grande voglio essere proprio come te. Una bambola. Apri la scatola. Allo, allo? Ti puliamo. Copri con il primer. Capelli chiari. Dove sono i suoi occhi? Eccoli. Prendi quelli blu.
Il ciuccio di Aurora è rosa. La nostra principessa è ancora una bambina. La nonna si rilassa leggendo. Sono arrivate delle persone importanti. Oh, l'ho trovata. Non sopporto questo rumore. È la regina in persona. C'è anche il re. Oh, vostra maestà. Re, aspetta qui, per favore. Ok. La nonna ha portato la regina a partorire. Sa quello che sta facendo. Il povero re è molto preoccupato. Oh. Avremo presto finito. Ed ecco una bambina meravigliosa. Ecco la principessa. Oh, mia bella Aurora. Grazie, cara. Che famiglia meravigliosa. Prepara le parti in cartone. Assembla la struttura. Applica la texture con la colla a caldo. Simil legno. Una cannuccia. Costruisci un baldacchino. Cuscini morbidi. Ottimo letto per una principessa. La famiglia reale è felice per la loro figlia. Oh, guardatela, è bellissima, vero? Che ragazza meravigliosa! Il re suona una canzone per sua figlia. Oh! Le piace? Certo, tesoro. Aurora si è addormentata. Shh. Malefica è apparsa nel castello. Cosa? C'è una festa e nessuno mi ha invitata? Scandaloso. All'età di 18 anni la principessa si pungerà il dito e si addormenterà per sempre. Tutta la famiglia è nel panico. La strega ha lanciato una maledizione malvagia su Aurora. Tesoro, svegliati. Oh, come possiamo salvare nostra figlia? Le fate ci aiuteranno. Finché non diventerà maggiorenne. Chi ci ha chiamato? Prendetevi cura di Aurora. Assolutamente sì. La principessa lascia il castello per anni. Scegliamo un tessuto. Cuci tutto. Morbida imbottitura sintetica. Riempi il sacco. Nastro d'oro. Nappe e perline. Sembra carino. Aurora vive nella foresta con le fate. Porta sempre con sé un cuscino. È ora di dormire, mi sdraio qui. Può addormentarsi ovunque. Vado in giardino. È ora di prendere le verdure. Bella carota per la zuppa. Aurora si è addormentata proprio in giardino. Adesso ho fame. Buon appetito, piccola. La ragazza si è addormentata anche a tavola. Oh, devo studiare. La voglia di dormire è più forte. Può addormentarsi in qualsiasi circostanza. Una bambola si nasconde nel tessuto. Lavora sugli occhi. Labbra rosse. Aggiungi delle ciocche chiare. Belle! Un set di tessuti. Pizzo intorno al bordo. Una gonna. Un corsetto. Oh, è per me! Voglio provarlo! Maniche. Lavora sul top. La nostra principessa è un'adolescente. Nessuno pulisce questa stanza da molto tempo. È disordinato qui. È ora di pulire. Prima rimuoverò le ragnatele. Aurora si è sbarazzata di tutta la polvere. Anche i piatti verranno puliti. Spazzo il pavimento e ho finito. Aurora sta spazzando il tappeto. Si è rivelato magico! Ehi, cosa stai facendo? Oh, sono così pulito! Oh no, stop!
Aspetta, non ho finito! Il tappeto cerca di sfuggire ad Aurora. Ops, stai attento! Guarda che casino, lascia che ti pulisca. Un foglio di gomma piuma. Ritaglia un cerchio. Prendi questa parte da una vecchia frusta. Lo spago. Avvolgilo. Un bel bouquet. Una meravigliosa radura nella foresta. Le fate madrine adoreranno questi fiori. Che boccioli meravigliosi. Ottimo, ne prendo altri. Ciao! Un altro cespuglio! Oh no! Ah! Ehi, dove stai andando? Aspetta, non aver paura! Ah! Oh, darn! Il senza tetto raccoglie la corona. Ehi, principessa, ho trovato la tua corona! Torna qui! Non aver paura! E come la trovo adesso? È amico dell'uccellino, allora è gentile! Ti ho trovata! Oh, scusa, mi sono spaventata! Grazie! Non sei per niente spaventoso! Svegliati, bambola! Ah, adesso? Lavale la faccia. Disegna gli occhi. Labbra. Base per parrucca. Dipingila di giallo. Arriccia le estremità. I suoi capelli sono fantastici. Crea i dettagli della gonna. Lavora sul top. Crea delle maniche aggraziate. Top bianco, uno splendido look per l'Aurora adulta. Il principe e il re Stefano sono nella foresta. Vostra maestà, dove andremo dopo? Oh, fammi pensare. Aurora cammina e canta. Che bella voce! Il principe segue la voce. Lo so, ma è scomparso. Filippo, dove sei? Aurora canta ad occhi chiusi. Ops, il cavallo si è spaventato e ha disarcionato il principe. Stai bene? Va tutto bene? Sì, grazie per il tuo aiuto, bellissima diva. Da dove vieni? Ho sentito la tua bella voce. Aurora si è imbarazzata ed è scappata. Oh, che peccato! La troverò! Tappi di plastica. Incollali. Dipingi di bianco. Fai delle gocce con la colla a caldo colorata. Aggiungi dei motivi gialli. Dipingi lo stuzzicadenti. Candeline. È una torta enorme! C'è una festa? Aurora compie gli anni. Le fate stanno preparando una sorpresa. Farò le pulizie. Ci serve un modello. Secondo la ricetta, uova, zucchero, farina. Fauna sta preparando l'impasto per la torta. Flora sta lavorando a un vestito. Oh, il vestito è pronto! Anche la torta è pronta! Oh, è traballante! Non cadere! Dammi una scopa, per favore! Ok, troverò qualcos'altro da fare. Va bene. Non è il massimo. Non è affatto festosa. Ho un'idea. Così va molto meglio. È tutto pronto per la festa. Sorpresa! Oh, mie care fate, grazie! Un pezzo di legno. Rompi i bastoncini. Incollali. Aggiungi un ago al fuso. Realizza una ruota. Dipingi la struttura.
il fuso magico deciderà il destino di Aurora. Aurora ha deciso di dedicarsi al ricamo. Che lana morbida, devo arrotolarla. Ah! Aurora si è punta il dito e si è addormentata subito. Oh, Aurora, cos'è successo? La maledizione di Malefica! Le fate portano Aurora a letto. Non l'abbiamo tenuta al sicuro. L'amore spezzerà l'incantesimo. Abbiamo bisogno di un principe. Per favore, aiuto! Oh, bella principessa, ti ho cercata per tanto tempo. Il principe bacia Aurora e lei si sveglia. Oh, sei tu! Ti ho trovato, amore mio. Il suo bacio ha spezzato la maledizione. Aurora ha bisogno di un vestito nuovo. Ho portato tutto. Ti aiutiamo noi. È un corsetto. Metti insieme le metà. Perfetto. Lavora sull'outfit. Che grazioso look da matrimonio. C'è il matrimonio del principe Filippo e Aurora. La nostra figlioccia si sposa. Era una bambina fino a ieri. Che bella coppia. Di che colore sarà il vestito di Aurora? Che ne dici del colore blu? Favoloso! La mia bellissima figlia! Non mi piace, ci vuole un altro colore! L'abito ha cambiato di nuovo colore! Le fate non riescono a decidere! Il blu è meglio! No, è rosa! Non hai gusto! No, tu! Sorelle, calmatevi, conosco la soluzione. Fauna evoca un vestito rosa e blu. Molto meglio. Wow, amazing! Le fate hanno intrattenuto gli ospiti. Aurora è una bellissima sposa.